Nessun segno di frenata, l'auto è volata nel canale di scolo con circa 30 cm di acqua, le ruote in su, la giovane intrappolata all'interno della Mazda MX-5 Cabrio, lui in acqua accanto alla vettura, un boato seguito da un silenzio assordante. Il gravissimo incidente è avvenuto in una strada di campagna stretta, nei pressi di una curva, la tragedia. Il primo ad accorrere è un trentenne operaio di Oderzo che in bicicletta si stava recando al lavoro. Ho visto l'auto passare, ho sentito la musica che stavano ascoltando, erano allegri. Poi, in un attimo, tutto è finito. È ancora scosso, non riesce nemmeno a parlare e ripercorre quei drammatici momenti. Subito sono accorse altre persone che si sono rese conto che non c'era un minuto da perdere. I giovani dovevano essere tirati fuori perché l'acqua li stava sommergendo. Così hanno fermato un carro attrezzi di passaggio che con un verricello ha agganciato l'auto e l'ha sollevata tanto da permettere ai cittadini di poter tirare fuori i due ragazzi. Una scena straziante, ci racconta con un fil di voce. Lei, ci dice il trentenne, era ancora agganciata alla cintura, al posto di guida. L'ho tagliata e l'ho tirata fuori. Il ragazzo invece era stato sbalzato ed era in acqua vicino alla macchina. Sono stati portati sul ciglio del fossato. Poi ancora le parole drammatiche dell'operaio. Ho provato a rianimarla, ma mi sono reso conto che non dava più segni di vita. Poi ho provato con il ragazzo, che poco dopo ha iniziato a tossire. Nel frattempo, nel luogo sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e l'elicottero del SUEM 118. Il giovane, 23 anni, è stato portato in condizioni gravissime all'ospedale di Treviso. Nulla da fare per la 25enne Chiara Bortoletto, originaria di Montebelluna e residente a Crocetta del Montello. Un'altra, l'ennesima tragedia della strada e le vittime sono ancora giovani, in una giornata in cui si sono celebrati i funerali di due ragazzi morti in altrettanti sinistri. Saranno i carabinieri ora a ricostruire la dinamica dell'incidente.